Si vedono da Castelletto la striscia rossa e bianca. Ah, sì. Ma non è un mazzo. Diciamo che la tua città è la tua città di spostare un po' da un punto all'altro della macchina. È il vericello della curvomata. E poi ma ci salgono di sopra i muratori? Di solito qua non si vede, però forse qua non neanche. Qua vedi la scala? Sì. Qua dalla scala poi hanno una cabinetta di guida che non si vede. E di solito quando abbiamo visto noi salivano in due. Sono in due? Sì, lavorano in due. È difficile quel lavoro? È pesante? Oh, forse, non, questo non l'abbiamo chiesto, no. Immagino di sì, perché comunque... Qual è la difficoltà secondo te per la difficoltà? Cioè, dello lavorare in porto? No, di quel lavoro di cui parlava lui. Quindi di guidare lo spirito. Poi stare attento, perché comunque se sei malato forse vedi poco. Devi stare più attento. Poi, il tanto... Tanti come prima. Deve contattare lo spedizioniere che manda un'autorizzazione agli altri, cioè colui che coordina tutte le operazioni. E se la merce è costituita da polveri verranno scaricate e caricate con altri strumenti e saranno depositate in un'area a parte, oppure se il prodotto è liquido viene trasportato nei tank. Che ne ha fatto? No, niente, nei tanchi che sono. Che cos'è un tank? No, è un tank in inglese, vuol dire carro armato. Ci sta. Ma perché lì non c'è una città? Una città. E così. No, così. A questo punto lo spedizioniere parla con l'agitatore che prenota il posto dove vogliono mettere le merci, perché ognuno che vuole trasportare delle merci da una parte all'altra deve avere un posto prenotato e nei container. Poi dopo i controlli doganali, i camion entrano nel porto e grazie al semovente, che è una specie di scaricatore di merci, che è un come si può chiamarlo? È sì, una e scarica sulla panchina. Vabbè, adesso ci metto dentro. Chi sa fare quella strada? Così che la No, sì, ho preso una cosa diversa. Siccome sono obbligati, prima di salire sulla suddetta nave, di presentare un passaporto. La nave da dove? Da questo motivo. Allora, la nave, quella dove siamo stati, ma generalmente è lo stesso tipo della delle navi. Sì, sì, sulla vedevo un po' di da sì. Ma per l'autobus, perché Ok. Allora, in pratica
la nave si divide in tre settori, che sono il settore macchine, il settore hotel dove vengono ospitati i passeggeri e il settore sicurezza che si occupa appunto di gare. Ma sì, sono dei settori astranti, cioè non è che... Prendete una piantina della nave, magari si potrebbe ripetere. Cioè, ha dei marinai. Delle corde che sono fatte di nylon e ferro, che si chiamano redaccia. Sì, però prima come erano fatte? Prima nella storia sono fatte soltanto di ferro e poi cambiano e diventano di nylon perché così almeno sono più flessibili e resistenti. Per poi fermare la nave. Per attraccarla, perché sennò così. E dove le mettono queste carte? E le mettono delle pinte, che sono delle cose nere in cui si mettono la corda e si legge la nave. E questo gruppo è alto? Sì, è dal 1400 che lavorano, però è da poco che hanno inventato la corda. Sarà da tardi, sì. E prima, invece, prima degli armeggiatori cosa succede? Negli armeggiatori succedeva, non mi ricordo. C'erano delle persone che si chiamavano barcaioli. Ah sì, che portavano la barca con delle navi, portavano la barca. Allora siamo qui al Terminal Sec e stiamo osservando da vicino la nave che abbiamo addrettato, che è arrivata ieri sera in porto. Adesso sono in scaricando tutti i container e comunque fa abbastanza impressione essere così vicini perché ci dà l'idea di come, cioè, il porto comunque non è un qualcosa di fermo così, però ci sono tantissimi movimenti, tantissimi operatori che lavorano 24 ore su 24 e comunque anche questo ci dà l'idea di quanta forza lavoro comunque nonostante le macchine servano ancora oggi. Okay. Ci hanno appena detto che stasera riusciranno a scaricare tutte le merci sulla nave, però non capisco come sia possibile dato che ci sono ancora più merci sulla nave che a terra. E siamo a metà giornata. Questa è la nave che abbiamo adottato, Yangming, che si chiama Yangming Ultimate. Vedete le casse di Calvin Klein. Ha attraversato tutto l'oceano indiano. È arrivato fino in Cina? Sì, dal Mar Cinese. E adesso è qua attraccata a Genova, però fa parecchie tappe. Poi dopo Genova mi sembra che andrà in Spagna, poi in Francia e poi tornerà e continuerà con gli sbarchi e gli imbarchi. Ciao! What's the longest trip without touching land? Oh, how long to touch the land? Yes. Oh, it's one ship, it's a bank career, about 1 month. And just Panama Canal sailing to Japan, about 1 month, no touch land. Very long time. Very long time.